Innanzitutto con l'enduro l'ho praticato per 10 anni, poi nel 2000 un amico mi parlò delle Baja e delle gare che si correvano in Spagna. Cioè mi ha dato la possibilità, cavolo, di vincere due campionati in Spagna nel 2004 e nel 2006, e allora correvo per Suzuki per correre il campionato europeo e il campionato italiano. Ho vinto nel 2008 e nel 2009 entrambi i campionati. Ci doveva essere una pietra più grande o uno scalino di roccia che io ho preso in pieno con la moto e ho fatto da 160 km a zero in 4-5 metri. Ho rotto tutte le vertebre, dalla seconda vertebra cervicale all'ultima dorsale, per compressione. Però l'ultima cosa che pensavo era quella di salire su una moto. Per me era la soluzione totale, perché l'aria è il miglior veicolo per non avere danni sulla cute. Il problema dei cuticini tradizionali è che se tu fuori una palla, un guscio, essendo tutti collegati, alla fine il cuscino si sgonfia. V-Care è la soluzione totale. Posso forarne uno, posso romperne uno, ma ci sono gli altri che subentrano all'uso. Ho tenuto il cuscino per 3 anni e l'ho testato in tutte le condizioni, senza aver nessun problema sul cuscino e soprattutto sulla mia pelle. E così sono diventato penso il miglior testimonial di questo prodotto, che per me è fantastico. Immagina l'usura che puoi avere su una moto, che è 100 volte tanto rispetto all'usura che ho sulla carrozzeria. Il sogno che avevo comunque già quando camminavo era di fare quello che sto facendo comunque adesso. Oltretutto non è solo correre, quindi il mio obiettivo non è solo essere un pilota e andare alla Dakar. Quindi di mettere a disposizione l'esperienza di anni nella gestione delle gare, sia come pilota che come team manager, al servizio di altre persone. Quello che volevo realizzare da normodotato l'ho realizzato comunque da portatore di handicap. Madre mia, non me lo credo! Bravo, bravo, bravo! Dio fa! Grande! Dio fa! Grande! Madre mia, non me lo credo! Ah, grande!